Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove vi parlo di calciomercato. Vi parlo della Juventus perché comunque del mio Napoli non c'è quasi nulla da dire, solo che il Napoli vuole chiudere entro qualche ora per Kim, il coreano del Fenerbahce. Sembra che il Napoli abbia superato il Rennes, che sembrava quasi fatta tra il Rennes e Kim, invece no, si è inserito il Napoli con prepotenza e lo sta strappando. È quasi fatta anche per Simeone, il Ciolito a giorni potrebbe anche il Napoli potrebbe anche dare l'ufficialità di Simeone come nuovo giocatore del Napoli. E poi il Napoli è su Solbakken si potrebbe chiudere. Cosa ne penso di Solbakken? Per me è un'incognita, un'altra incognita, e io non lo voglio sinceramente, perché dopo Kvaratskhelia e Oliveira, che sono due incognite, non voglio un'altra incognita come Solbakken, che già abbiamo due che non conoscono il campionato italiano. Non voglio un altro che non conosce il campionato italiano. Più che Solbakken mi prenderei De Lofeu, che viene da un'ottima stagione, una stagione che è stato sempre praticamente in forma, e sinceramente uno come De Lofeu comunque inizialmente potrebbe giocare anche lui, mentre Kvaratskhelia si studia un po' il campionato italiano, potrebbe giocare lui dal primo minuto, quindi per far ambientare un po' Kvaratskhelia, poi può ricoprire anche il ruolo di trequartista. Quindi comunque io non voglio Solbakken, ma voglio De Lofeu. Io mi accontento di un portiere, che sia il secondo o il titolare, non me ne frega, un portiere. Il difensore va bene anche Kim. Simeone come vice Osimhen con la vendita di Petagna. De Lofeu e non Solbakken. E quindi così il mercato si può chiudere, perché queste sono le intenzioni della società, questo mi aspetto io, o Solbakken o De Lofeu. Spero De Lofeu, perché Solbakken è un'altra incognita, di squadra di Serie A. Come squadra di Serie A conosce solo la Roma, che gli ha segnato in conference. Niente, parliamo della Juventus che sorpassa l'Inter clamorosamente. Sembrava tutto fatto, ora Bremer doveva essere dell'Inter già da lunedì hanno incontrato gli agenti e Bremer ha preferito di rimanere a Torino però in sponda bianconera. Il Torino comunque ha guadagnato di più, 40 milioni, mentre l'Inter 30 con i bonus 35, non voglio sbagliare, non lo so, però sono qui per dirvi la mia. Bremer secondo me aveva due squadre con ambizioni davanti, ha scelto la Juventus anche per comodità, perché comunque conosce già la città, cambia solo i colori, quindi l'ambiente già lo conosci, quindi secondo me la scelta poi non è stata così difficile per Bremer. Subito ha scelto la Juventus, e però sembrava che per lunedì doveva chiudere l'Inter, invece no, qui l'aveva annunciato Petullà, ho detto allora ora mi tocca fare il contenuto su Bremer, come per dare quasi l'ufficialità che è un giocatore dell'Inter. Invece no, la Juventus si inserisce dopo la vendita di De Ligt, Matthijs De Ligt, che lo acquista il Bayern Monaco per una cifra intorno agli 80 milioni, e la Juventus subito si ferma, cioè subito acquista il sostituto, e si accapara comunque uno come Bremer, un giocatore forte, incognita in una difesa a 4, però è comunque incognita in una difesa a 4, perché non ha mai giocato difesa a 4, quindi un po' un'incognita, però comunque se sei forte sia nella difesa a 3 che nella 4. Comunque stavo dicendo, vedete la differenza tra Juve e Napoli? Juve-Napoli ci metto anche l'Inter, perché l'Inter ancora doveva perdere Skriniar, già stava chiudendo per Bremer.
La Juve ha venduto subito De Ligt ad 80 milioni al Bremen, come l'ha venduto il giorno appresso già era tutto fatto, un giorno, due giorni, già è tutto fatto per il sostituto di Light. Queste sono le grandi società. Il Napoli è una società mediocre, una società mediocre. Le altre squadre all'ultima giornata del campionato scorso, già alcune squadre già avevano le magliette, già avevano le magliette. Il Napoli l'anno scorso ha fatto una pagliacciata che ha fatto qualche 15 magliette diverse. Ora quest'anno secondo me hanno perso anche la fantasia per fare una nuova maglia, perché questo non si spiega. Una società mediocre, una società che ancora deve mettere gli abbonamenti, perché se li mette non fa nemmeno 50 abbonamenti. Per il calciomercato che ha fatto, per la negatività che circola in giro, nemmeno 50 abbonamenti fa, nemmeno 50 abbonamenti. Se tu prendevi Dybala, allora gli abbonamenti potevano salire e tu subito mettevi gli abbonamenti, perché subito li mettevano. Ora deve aspettare secondo me la fine del calciomercato per prendere un Simeone, un Deulofeu e un portiere, per apparare un po' la situazione. Può darsi che gli abbonamenti salgono, ma di poco. Quello che sono rimasto scioccato è che il problema delle maglie, cioè contro il Verona noi alla prima non è detto che abbiamo la maglia, poi può darsi pure che a Castel di Sangro sabato al primo allenamento, oppure proprio tutto il rito di Castel di Sangro, o al primo giorno o alla fine, comunque le può anche presentare Napoli le maglie. Siamo ancora con la maglia dell'anno scorso, qui lo spero, perché non voglio fare figure di merda già dalla prima giornata di Serie A. Tutti hanno la nuova maglia tranne Napoli. Questo fa capire come la società è una società mediocre, come la società sta smantellando la squadra e sta sviluppando una squadra mediocre. Questo non si può considerare una fine di un ciclo, perché tu vai in Champions, prendi i soldi della Champions e al posto di investire sul mercato e rinnovare tutti i giocatori in scadenza, li vendi e non acquisti giocatori all'altezza. Non confermi la squadra dell'anno scorso, che comunque ti ha lottato per il campionato, stava lottando per il campionato fino alla fine, ti ha raggiunto comunque l'obiettivo, il sogno no, ma l'obiettivo sì. Non vedo perché dovevi fare una rivoluzione che comunque penso che non porterà a nulla. Poi la fine del campionato dobbiamo tirare somme, ma io già mi immagino i sfoghi già dalla prima giornata, perché questa squadra qui non può competere da nessuna parte assolutamente. Io alla Champions ci tengo anche per fare bella figura, almeno passare il girone, andare agli ottavi, già per me è una bella figura. Una squadra che non va in Champions da 2 anni, una squadra che si è rivoluzionata in questa maniera, già è tanto gli ottavi, e lo spero che passiamo i gironi, ma sicuramente è una cosa veramente difficilissima. Passare i gironi con una società mediocre, con una società che ti smantella la squadra, e niente ragazzi, il video può finire qui. Se vi è piaciuto vi lascio un bel like, una bella iscrizione al canale, un bel commento per farmi sapere comunque la vostra opinione. E niente, ADL via da Napoli, ADL via da Napoli, via da Napoli. Sta intrapelando nelle ultime ore un'offerta di 650 milioni. Io ve la dico, ve la butto lì, ve la butto nella mischia. Se succede siamo tutti felici, se non succede ci siamo solo illusi.
sinceramente io non credo che il De Laurentiis venda il Napoli per una cifra inferiore agli 800 milioni. Non lo so, sarò così, ma 650 comunque è una buona cifra, perché il Napoli meno di 150, più di 150 non va. Più di 650 non va. Quindi meno di 650 vale. Il Napoli vale 550-600. Quindi 650 già ti ha trattato. E niente, ciao ciao.